In meno di 10 giorni, quella che sembrava un'utopia è diventata magicamente realtà. Una posse track trap italiana epica, visto i termini di YouTube. Tutto comincia intorno al 15 marzo, quando Charlie Charles annuncia che il 17, quindi proprio 2 giorni dopo, sarebbe uscita su Spotify una strumentale di una canzone denominata Baby. Questa canzone ha avuto diversi spoiler su Instagram con le facce dei giovani artisti partecipanti, appunto, sui social network di Charlie Charles e dei cantanti partecipanti. Perciò, venerdì 17 marzo strumentale su Spotify. Venerdì 24, anzi venerdì 23 alle 11 per chi l'aveva acquistata su iTunes, traccia con tutti gli artisti e venerdì 24 il video, quindi una rapidità e qualcosa di veramente devastante e inaspettato. 24 marzo, che è appunto anche la data del 23° compleanno del beatmaker, di uno dei più discussi in Italia e forse anche in Europa, appunto Charlie Charles, quindi ciao Paolo. C'è da dire giustamente che non è il primo pezzone con un sacco di personaggi trap, infatti possiamo anche trovare nel recente disco di Tedua, Orange County, California, l'ultima traccia, Revolver Freestyle, che contiene appunto Tedua, Comi, Sfera Ebbasta, Easy e Coyote Joe Bastard, che è un esponente della trap francese. Però io le differenzierei non tanto come definizione di posse track, ma di musicalità, perché quella era una canzone con un ritornello che forse aveva anche il fine di rimanere in testa. Sta qua è veramente una serie di 5 strofe, punchline e qualcosa che boh, ti devasta solo a leggerla. Ma tutto ciò presumibilmente voi lo sapevate già, perciò passiamo ora ai significati più intrinsechi, alle citazioni, colte o non colte, no, con colte non mi riferisco minimamente all'eleganza di questo pezzo, che è veramente qualcosa di anche per certi versi astruso, però dice un sacco di cose. Sto crescendo male, oppure forse no, io capisco male. Il brano si apre con delle parole utilizzate ormai quasi onomatopeicamente dagli artisti in questione, appunto Zona 4, la zona di Milano, Kogo, Kogoleto, Wild Bandana, si parla ormai di crew, di brand, insomma di quasi imperi trap. Easy, secondo me, è tra i 5 l'artista ideale per iniziare questo pezzo, perché a me questo pezzo ha dato l'idea un po' del giorno, cioè inizia con la notte e poi si articola sempre più in momenti, tra virgolette, di luce, o comunque sempre più accesi, perciò questo suo stile cupo, buio, ci sta perfettamente, secondo me. Perché ce lo dice anche il testo, infatti lui dice di scrivere di notte, così come aveva già detto in Chic, poi spengo le candeline, può essere per il suo successo. Però, secondo me, è perfetto per il compleanno di Charlie Charles. Nella stessa strofa parla anche di riflessione, di droga, e secondo me è molto bello il riferimento alle origini, soprattutto quando dice o nomina la catena d'Edera, perché devo dire che ho apprezzato particolarmente un riferimento floreale che non fosse particolarmente incentrato con la droga. Non sai cosa cerchino da te, ma non ti porta più di tanto. Mezzo secondo per respirare e subentrare Comi, che forse, azzardo qua, tra i 5 è quello che deve ancora raggiungere picchi di successo, diciamo molto elevati, anche se comunque riscuote abbastanza successo e particolarmente amato da chi l'ascolta. E c'è da dire che magari è proprio appunto per non essere arrivato nella vetta dove non ti frega più niente di chi ti critica, c'è un po' questa sua rabbia verso gli hater, verso le persone false, verso i leoni da tastiera, infatti parla di Pitbull su Facebook, quindi. Verso la fine della strofa, Rcomi ci lascia con una frase che può assumere più significati a seconda di come la si voglia pensare. Infatti, quando si parla di guardare le spalle, in questo caso è perfetto perché, essendo 5 artisti, essendo comunque amici, una compagnia che si sostiene, dà proprio l'idea di collettività. Però può anche essere per il fatto che è così avanti che ormai i suoi nemici, tutti quelli che ha criticato prima, li guarda verso dietro. E quindi, come dice lui, è ormai distante, cappa da casa, appunto come diceva anche Enzo Sono fuori la notte, rime fra. Se c'è un'altra posizione fissata davvero bene, secondo me, è quella di Sfera Ebbasta, perché essendo per terzo, cioè a metà dei 5, con la sua voce squillante, con la sua melodicità dovuta all'autotune,
devo dire che veramente praticamente spezza la canzone. Per quanto riguarda il testo, vabbè, parla di soldi, parla di successo. Effettivamente lui è uno dei pionieri della trap italiana, adesso ha addirittura un tour europeo. Collane e denti d'oro parlano da sé, ma io penso che forse il fatto che la sua donna lo chiami papi possa ricollegarsi a Daddy, canzone della trap francese per la quale ha collaborato, e che quindi potrebbe essere un altro riferimento al fatto che è arrivato in Europa, quindi una sfera che è arrivato al successo, che sta sfondando e che quindi adesso arriverà ovunque, tanto quello che dice. Nella mia personale metafora del giorno, devo dire che sta qua e l'alba è proprio una parte cacciata che preannuncia un periodo di luce che sfonderà. Infatti Tedua è una macchina, veramente parte con una carica che secondo me è proprio una mattina proprio fulmineggiante. Ormai mi sto inventando le parole in questo video, ma pazienza. Infatti potrebbe addirittura aver fatto un riferimento al mito della caverna di Platone, in quanto comunque l'uomo nella grotta che deve mandare il piccione per mandare i messaggi perché vede la luce solo dall'alto, comunque non vede completamente la luce, potrebbe appunto avere un riferimento platoniano. Ma anche se non fosse così, il fatto che, come anche detto in maniera un po' diversa, tutti i nodi vengono al pettine, che alcuni arrivati al successo non sono durati, che sono caduti per le droghe, cioè è un po' un contrasto con quello che dicono altri in altri pezzi, appunto anche altri suoi amici come Sfera per esempio, che molto spesso ha parlato di soldi. Però c'è da dire che veramente Tedua si è superato. Dimenticavo, per chi non lo conoscesse o lo seguisse da poco, ovviamente il fottere Tedua è un palesissimo riferimento a Buste della Spesa. E perciò conclude la canzone Gali che, per quanto sia arrivato al successo, riesce a parlare sia di successo che di hater, quindi vuol dire che ancora la cosa gli frega abbastanza. Ovviamente il riferimento "sto nella mia bolla, non so neanche se serve dirlo" è palese per quanto riguarda la canzone Dede. Il fatto che dica LOL per quanto riguarda i dissing o comunque le critiche che gli rivolgono è una buona cosa, in quanto l'artista non si demoralizza. Però c'è anche da dire che dopo Nina Nanna rilasci Pizza Kebab, che ha una base un po' simile, che ha anche un pre-ritornello simile alla Bamba. Un disco attesissimo, perché Gali sa che ha creato una fanbase immensa che non sta aspettando altro, ma che ha un tempo d'attesa, devo dire, piuttosto lungo, a meno che non abbia proprio delle tracce formidabili, in quel caso mani basse. Quindi Gali, volendo o nolendo, diciamo che si è creato anche degli accanitori per questo e per tutta un'altra serie di motivi. Che però comunque alla fine questi haters, questi dissatori, li chiude tutti con la frase Family, fuck all enemies, che parla da sé, insomma. Bene ragazzi, in questo video ho cercato di spiegarvi una posse track fantastica, probabilmente uno dei manifesti trap italiani per quanto riguarda il futuro. Non dimenticatevi di lasciare un pollice in su, scrivetemi qua sotto nei commenti quale artista in questa traccia vi è piaciuto di più o da quale vi sareste aspettato di più. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Un saluto e al prossimo video.